Dunque, vi do il benvenuto a nome della Libreria Rotondi. E la libreria viene fondata alla fine degli anni 30 da Amedeo Rotondi e ben presto si va specializzando in filosofie e religioni orientali, esoterismo e libri introvabili, rari e fuori catalogo di tutti i generi. E Amedeo Rotondi ha trascorso la sua vita studiando e interessandosi di spiritualità. Da molti è stato ritenuto un maestro e molte persone si recavano qui per chiedere un aiuto, un consiglio. E ha scritto 26 libri pubblicati con vari editori, e alcuni sono stampati da noi. E a questo proposito, tra 2 settimane sarà nuovamente disponibile L'arte del silenzio e l'uso della parola, che fu il primo libro che scrisse con lo pseudonimo di Vico Di Varo, mentre gli altri testi li ha firmati come Amadeus Waldman, un acronimo che sta per Volontario del Bene. E ha tenuto molte conferenze, e in particolare negli anni 80 a cadenza mensile, e noi ci siamo richiamati a questa tradizione della libreria per organizzare il ciclo di incontri, chiamati appunto gli incontri del mercoledì, di cui questa sera siamo al sesto appuntamento. E Marika Guerrini ci parlerà di Rudolf Steiner e dell'euritmia. Marika è scrittrice, indologa e storica dell'Afghanistan, studiosa di antropologia culturale e pedagogica e del pensiero filosofico di Steiner. Si è formata all'Orientale di Napoli e all'Istituto Ticinese di Alti Studi. Ha scritto molti libri, per citare giusto i più recenti. Posso, ecco, parlare di Rosso Acero, Oltre le mura di Baghdad, e Afghanistan, Storia, passato e insomma. presente. Allora, e se ade passo adesso la parola a Marika per affrontare appunto il tema dell'euritmia. Tu l'hai anche insegnata per tanti anni, e quindi insomma ti ringraziamo di questa tua disponibilità a essere con noi stasera. No, io ringrazio voi, ecco, una cosa hai fatto bene a dire così, così mi sono ricordata che volevo ringraziare. Ma c'è qualcuno lì che non capisco se si affaccia o non si affaccia, no? No, ringraziarvi di questo invito a parlare dell'euritmia perché, appunto, l'hai detto prima, no? Afghanistan, storia, ideologia, con tutte le tragedie che succedono, potete immaginare come siano allegri determinate giornate per me. Quindi parlare, di avere uno spazio celeste per raccontare qualcosa che è in cielo e in terra contemporaneamente, grazie. Allora, riprendiamo. Quindi avevamo detto nel 12, riprende Steiner questo movimento euritmico, scusate, sono raffreddata, e nel 14, quindi lo elabora, inizia una elaborazione e nel 14 lo affida, ecco perché prima ho detto oggi giorno della donna, una donna, lo affida alla cura di Marie Steiner von Sievers. E sarà lei che continuerà l'elaborazione dell'euritmia, e sarà lei che la ricreerà. Ma che cos'è? Abbiamo detto le danze sacre, abbiamo detto sì, ma noi come facciamo a rapportarci? Bene. Se noi dovessimo, per assurdo, perché io non sono mai d'accordo con le etichette, ma se noi dovessimo etichettare l'euritmia, potremmo benissimo dire che è un'arte, che è l'arte con la A maiuscola, espressionista. Perché è l'espressione del. Ecco, Sera, India, c'è un posto qui. Allora,
Benvenuta, abbiamo il piacere di avere con noi Sua Altezza India di Afghanistan. No, prego. Tesoretto. Allora, mi perdoni? Grazie, scusa, adesso vengono anche gli amici. Sì, arriveranno, credo, tanti ancora. Grazie, India, bellissimo. Ti metto qui che sei più. Tanto abbiamo appena iniziato, riprendo. Quindi Mary Steiner von Sievers porta avanti l'eurtimia, la crea, ma che cos'è? Abbiamo detto che cos'è questa strana arte. E abbiamo anche detto che se si dovesse etichettare potremmo dire che l'arte espressionista per eccellenza perché riguarda l'essere umano. Cioè lo strumento dell'eurtimia è l'essere umano. Allora, qualcuno potrebbe dire anche nella danza, lo strumento della danza è l'essere umano, il movimento, no? tutte le arti del movimento. Qui c'è un qualcosa in più, che non è soltanto l'arte, lo strumento dell'essere umano in quanto fisico, ma anche in quanto forze sottili. Questa è la enorme differenza. Che ci fa agganciare, che ci fa ritornare alla sacralità iniziale. Ora, detto così, sembra tutto molto astratto, io mi rendo perfettamente conto. In realtà, noi siamo distratti a quello che pensiamo, a quello che facciamo, a quello che diciamo. In realtà però tutte le nostre espressioni hanno una forma il più delle volte invisibile, e per le nostre espressioni io intendo anche i suoni, la parola. Nel momento, andiamo nel pratico, cerchiamo di rendere un po' pratica questa arte particolare. Nel momento in cui parliamo, esprimiamo dei suoni, e diciamo parliamo, quindi fermiamoci alla parola, alla parola, al canto. Prego. No, non importa. E qui c'è un posto? Qui c'è un posto? E c'è qui. No, ma non importa, mi rendo perfettamente conto. Non so. Posso? Sui delitti romani? Allora, nel momento in cui noi esprimiamo dei suoni, anche in questo momento io sto parlando, e sto dando voce a dei pensieri. Ma questa voce che vibra prima dentro di me, poi vibra fuori. E questa vibrazione invisibile, perché noi non vediamo niente qui si muove intorno a me, però c'è ed è sottile, questa vibrazione crea delle forme. Ripeto, ci muoviamo nel sottile. E come si può sapere questo? Si può sapere attraverso l'intuizione e l'immaginazione. Ovviamente, non si deve pensare che l'euritmia sia una cosa che uno è e si inventa. No, ci sono dei canoni, c'è un'etica molto ferrea, molto precisa e anche molto complessa. Però c'è il canone. E poi c'è la creazione sul canone. E questo fa sì che quest'arte, ecco perché anche per questo espressionista, sia varia a seconda di chi la esercita, quindi della guida, di chi la esercita. Può variare continuamente, ripeto, tenendo presente e fissi dei canoni. Perché se no sarebbe una follia.
però varia. Tornando alle vibrazioni che in questo momento ci sono nell'aria mentre io parlo, anche se noi non le vediamo, sono vibrazioni legate e sono forme. Queste forme sono legate non solo al suono in sé. Io, per esempio, anche nella parola suono, io pronuncio una S, una U, no? Vari. Ecco, ma non è solo quello, ma è anche quello che di mio, tra virgolette, accompagna questa parola o queste parole. Quindi l'atteggiamento interiore. Per atteggiamento interiore si intende anche il sentimento, si intende anche il pensiero. E se poi mi muovo, come sto facendo in questo momento, anche perché non riesco a star ferma, quindi io sto creando ulteriori forme. Si potrebbe, anche solo su questo, su queste poche parole iniziali, creare una figurazione, volendo, non ne vale la pena in questo caso, però volendo si potrebbe creare una figurazione ultima. Se non altro, anche solo semplicemente sui suoni consonantici e vocalici. Ora, per entrare ancora di più in questa quest'arte particolare, dobbiamo dire ancora un'altra cosa. Può rappresentare tutte le arti. È un'arte, e qui ripeto, perciò espressioni, ancora un altro tassello all'espressionista. È un'arte che può rappresentare tutte quante le arti. Io posso portare in euritmia un dipinto. Posso portare in euritmia un canto. Posso portare la scultura. Io posso portare tutte le arti in euritmia. L'architettura, tutte quante le arti. E c'è però una differenza. L'euritmia è come la musica, come la poesia. È un'arte temporale, cioè appartiene al tempo, nel senso che è continuamente in trasformazione. I ritmi della poesia sono continuamente, le immagini sono continuamente in trasformazione. La musica è continuamente, questa è la grandezza, la bellezza della musica, perché non si ferma, va nell'etere. Cammina e crea vibrazioni e arriva a noi. Anche l'euritmia è così, è un'arte temporale, quindi appartiene al tempo. La triade temporale è euritmia, musica, canto. La triade spaziale, pittura, scultura, architettura, per sintetizzare, perché poi ci sono tutti, le ramificazioni, per sintetizzare. Ora, però, come abbiamo detto prima, la particolarità è che l'euritmia può rappresentare la pittura, la scultura, l'architettura, il canto, l'amore, tutto, basandosi sui suoni, sui sentimenti, sui pensieri. Quindi è tutto un complesso di cose, perché è dell'uomo. Marie Steiner diceva una cosa molto bella. La laringe è un violino. Vibra, è un violino. E il suono, la voce, è la... l'interiorità dell'uomo, l'arco che fa suonare il violino. È così che dobbiamo immaginare in noi l'euritmia, e questa è anche un'immagine piuttosto fisica.
Vi voglio leggere un pensiero di Steiner sull'euritmia. Scusate, ma sono raffreddata, quindi dovrò fare il fazzoletto. Mentre facciamo scorrere davanti all'anima nostra i singoli suoni che compongono una parola, possiamo sentire come essa, ai primordi scaturita dall'intera entità umana, racchiuda in sé tutta la scala dei sentimenti dell'anima e delle impressioni delle cose esteriori. Possiamo sperimentare l'uomo intero, dall'apice della sua felicità agli abissi della sua miseria. Questa è la sintesi di quanto abbiamo detto finora. Quello che ci insegna quest'arte è proprio entrare nella conoscenza dell'essere umano. Questo è il grande insegnamento di quest'arte. Tutte le arti, quando sono con la A maiuscola, perché purtroppo non sempre è così, ma quando sono con la A maiuscola hanno questa funzione, proprio di conoscenza, di purificazione, quindi una funzione artistica, una funzione pedagogica, una funzione terapeutica, hanno questa tutte le arti. L'euritmia, essendo lo strumento l'uomo, più di tutte quante le altre. Esercitarla, e io so che qui sono presenti ci sono delle persone che la esercitano, e senz'altro avranno fatto esperienze che, vi dirò, spesso si presenta nei momenti iniziali, nei tempi iniziali, quando la si scopre, perché poi c'è sempre il pericolo della caduta, della surfazione, no? E definisce l'arte. C'è poco da fare, definisce, perché non viene più creata, non viene più ricreata, quindi finisce, non c'è più. La possiamo anche seguire, io ho visto purtroppo, ho visto delle esecuzioni perfette, ma non parlavano. Questa è la differenza. E lì, questo può accadere, come può accadere in tutte le arti. L'euritmia ancora di più, perché è più sottile. Quindi si può anche essere appagati da se stessi. Specialmente, spesso accade a chi esegue in maniera precisa quest'arte, che non è precisa. Cioè, che lo è in base al canone, ma non può esserlo. Perché io non farò mai lo stesso gesto d'aria, perché così si chiamano i gesti ritmici, non potrò mai fare lo stesso gesto d'aria di un'altra euritmista. Avranno la stessa forma, ma non potrà essere lo stesso, perché è di un altro essere umano. Invece capita di vedere questa perfezione assoluta, lì l'euritmia non c'è. Questa questo fa sì che, rispettando, guardate, bisogna spogliarsi interiormente, proprio liberarsi, lasciare tutte le scorie, tutte le sovrastrutture, tutto. Inizia, ma questo, ripeto, anche se sono iosa, questo dovrebbe essere per ogni arte, e qui ancora di più. Liberarsi e far sì che il suono parli in noi, che l'immagine parli in noi, e noi, strumento, lo rappresentiamo nel movimento. Questo dovrebbe essere il processo. Quando c'è questo processo, c'è l'euritmia. E allora l'euritmia assolve alle sue funzioni,
quella di essere artistica, e questo si è capito, quello di essere terapeutica, fortemente terapeutica, e quello di essere pedagogica. La cosa interessante è che, sempre riguardando l'essere umano, essendo l'essere umano lo strumento, eccetera, l'eutimia è sempre artistica ed è sempre terapeutica. Quando è artistica è terapeuta, quando è artistica, eccetera, eccetera. E può essere anche pedagogica. Però c'è una differenza. L'eutimia pedagogica, tra le tre ramificazioni, è quella più complessa. Perché a me dispiace dare le spalle alle persone. No, si preoccupi. No, mi preoccupa, questo è il mio lavoro. Perché si rapporta, quella pedagogica, tiene presente l'età evolutiva. C'è l'età evolutiva, quindi l'età dell'assoluta trasformazione dell'uomo. Scusi, dai 6. Vuoi vedere questo concetto? Sì. Facciamo passare la signora. Lo sappiamo, lo sappiamo. Si diceva che l'euritmia pedagogica è quella più complessa, quella più sottile, perché si rivolge direttamente all'essere umano in alla fase evolutiva, cioè dai 6-7 anni ai 14, dove c'è la massima trasformazione dell'uomo. Quindi dal principio, 6-7 anni, quindi dalla scoperta della mineralità, non a caso, qui c'è gente che vuole entrare. Forza. Quindi si rivolge dal momento della mineralità, dalla scoperta della mineralità, 6-7 anni. Guardate che noi non smettiamo mai di essere bambini. Se noi teniamo presente quello che da un altro punto di vista, ma può collimare, quello che Pascoli chiamava il fanciullino, da un altro punto di vista, ma può collimare. Se noi teniamo presente questo, capiamo tantissime cose. Nel momento tra i 6-7 anni, quando c'è la caduta dei denti, cosiddetti da latte, i primi denti, e poi i denti che saranno poi quelli per tutta la vita, lì c'è la prima sperimentazione dell'essere umano, della mineralità e del senso della morte, attraverso la perdita del minerale. Minerale. L'euritmia parte lì. Prima non è euritmia, è gioco euritmico, può essere tante cose, rappresentazioni della natura, può essere tante cose, ma è da lì, perché ha bisogno di questo passaggio. E questa prima fase, questo momento evolutivo dai 6-7 ai 14 anni, dove c'è la trasformazione sessuale. Quindi c'è un enorme cambiamento nell'essere umano. L'eutimia pedagogica abbraccia quella fascia. Ecco perché è la più complessa. E quella che richiede un'assoluta dedizione da parte di chi guida, che è adulto, e quindi deve farsi bambino, deve risperimentare tutto il processo che ha attraversato e che spesso ha dimenticato, perché altrimenti l'euritmia non viene. E non è detto a caso, e proprio ci si mette lì e le figure non vengono, non si presentano, se non si è in un certo
se non si è interiormente posti in una certa maniera. Ecco, questa è per spiegare la difficoltà e la delicatezza dell'eurtimia pedagogica rispetto all'artistica e alla terapeutica. Prego. Fatto questo quadro, aggiungiamo altri tasselli. Sulla locandina, ad un certo punto, mi sembra che ci sia scritto: l'euritmia non si può spiegare. Perché l'euritmia non si può spiegare. L'euritmia va vissuta. E anche quello che sto facendo io adesso è molto riduttivo. È molto riduttivo. Vi posso raccontare di tutto e di più, ma è comunque riduttivo. Ma andiamo avanti. Mi perdoni. Un'altra? Sì. Posso, vabbè. Si può considerare un dono? Una sorta di invasamento? No, invasamento assolutamente invasamento no. Nel senso che si viene agiti si può essere agiti dall'euritmia anche inconsapevolmente senza conoscerla e quindi danzarla direi proprio quasi inconsciamente senza esserne consapevoli, quindi essere agiti dall'euritmia. No, non è euritmia. Perché? Non sarebbe euritmia. Perché? Adesso lo diciamo subito. Grazie. E, quando prima ho riportato un pensiero di Marie von Sievers, Steiner von Sievers, e ho detto della laringe, ho detto del violino, ho detto della corda, le vibrazioni, eccetera. L'arco, l'archetto, è l'io dell'uomo. L'io cosciente. È una condizione sine qua non. Se non c'è questa presenza, diventa un'altra cosa. Ma c'è l'una e l'altra. No. La coscienza o c'è o non c'è. Non ci può essere realtà. La coscienza, quella con la C maiuscola, quella che in euritmia viene rappresentata in molti modi, ma... spesso dal dittongo io, come figurazione. Quello è una linea, do un'immagine, poi ognuno l'avverte o non l'avverte secondo se stesso, questo non è neanche il mio compito. Do solo un'immagine, è una linea retta che cammina lungo la spina dorsale dell'uomo. L'asse. Non può non esserci coscienza. Se non c'è coscienza, non è l'asse. Ma ne parliamo dopo, adesso la lascio continuare. Mi no. Perché magari diventa una digressione troppo ampia. No, ma non c'è il problema. Allora, che stavamo dicendo? Qualcuno vuole chiedere qualcosa? Un po' più di voce. Mentina? Sì, mentina. Poi l'acqua, no? Mentina. Un bicchiere d'acqua. Mi scusi, io invece vorrei chiedere una cosa. Ma lei non insegna l'euritmia? L'euritmia non si insegna, si guida. Sì. Già diverso il concetto. Lei non guida l'euritmia? Io sì, l'ho fatto per anni. In questo periodo. E lei se dovesse consigliare... No, ma non stiamo facendo pubblicità qui a noi. No, però io ho chiesto. No, era una mia richiesta. Sì, sì, sì. Magari queste domande facciamo alla fine dell'intervento, così la relatrice può portare alla fine il discorso, a confine. No, siamo in contatto. Dove ero? Che poi succede questo? Sì, con la di luce, della coscienza, dell'io, l'io cosciente viene portato a coscienza. L'io cosciente dell'uomo. Sì.
Quindi non c'è questo istinto, non c'è niente di istintivo in musica, ma proprio niente. Può sembrare, perché i movimenti sono fluidi, perché c'è spesso, si sente ora? Va meglio con la mentina? Sì. E si sente, si avverte il sentimento che attraversa chi sta eseguendo. E tutto si avverte, tutto si può avvertire, ma non è istinto. Se è istinto, ripeto, non è euritmia. È molto semplice, è un'altra cosa. È danza, è espressione dell'anima, è tutto quello che ci pare, ma non è euritmia. E quindi, mi perdoni, deve essere necessariamente appresa? Cioè sì, okay. L'ho detto all'inizio, forse lei non c'era. Non c'era ancora. Che ci sono dei canoni precisi, c'è un'etica anche piuttosto complessa. Lo so, perché sono andata in una lezione anni e anni fa, disastrosa. Disastrosa. E quindi assolutamente ci sono delle leggi, c'è uno scheletro, possiamo usare questo termine, su cui poggia e da cui non l'avevamo detto, ma lo ripeto perché lei non c'era. Se si dimenticano, se si dimentica questo canone, se è, non c'è l'ultimo, finisce. E così come leggiadra, perché può essere leggiadra, cioè lo è. Così come una creazione continua, allo stesso tempo è severa. Severa? Sì, severa. Assolutamente severa. E questa severità proprio scende lungo la spina dorsale. Ed è la coscienza. Qui va a finire che dopo ne sappiamo meno di prima. Può essere. Niente di più facile. Ora aggiungiamo altri tasselli. La colorazione. In Eurythmia ci sono le colorazioni. Quella è una tunica euritmica. Ed è rossa. Non è rossa per caso. Perché la persona a cui appartiene quella tunica, cioè è il colore corrispondente alla persona a cui appartiene quella tunica. Corrispondente che cosa vuol dire? Ognuno di noi ha un suo colore. Non è sempre quello che ci piace. Quello no. Però ognuno di noi ha il proprio colore che ha a che vedere con tutta la nostra storia, con la storia individuale. Quindi passato, presente, futuro, strapassato, e non entriamo in altre cose perché sennò non usciamo più. Comunque ognuno ha il proprio colore. Sarebbe bello, non sempre possibile, perché non sempre si intuisce quale sia il colore, che la tunica euritmica fosse di quel colore, quindi rappresentasse proprio l'interiorità, il passato, il presente, il futuro, l'essere più profondo di quella persona. E questo è per quanto riguarda il colore, che ha a che vedere con il carattere dei colori di cui parlava anche Goethe, cioè del rosso. Sì, no, sì, no, non è la cronoterapia, quella è un'altra cosa. No, no, il carattere dei colori è quello che il colore ti dà e quello che si respira, quello che viene fuori dal colore. E qui se apriamo questo argomento non ne usciamo più. Quindi io vi accenno soltanto, stasera è tutto un accennare in realtà, perché è molto vasto tutto. E quello che vi posso dire, riallacciandomi ai colori che ci sono in Eurythmia, che sono tutti i colori esistenti, tutte le sfumature stanno andando. No? Sono ferme. Perché sono ferme?
Perché se mi dai via, è manuale. No. Si muovono? Si muovono? Ecco, queste sono tutte civilizzazioni. Cioè, non si vede bene, però insomma, potete intuire. Non si vede nulla da lì, eh? Lo so. Possiamo spostare un poco più qua? No, no, è così. Quindi abbiamo il carattere del rosso è la forza, proprio la forza, la centralità, la forza. L'imporsi in senso positivo, non imporsi in senso negativo. Il carattere del giallo è l'irraggiare, come si intuisce facilmente. Il carattere, questi sono i tre fondamentali, o primari, come volete. E il carattere del blu è il ripiegare in sé, prendere, portare a sé. Dai questi tre vengono tutti quanti i colori esistenti e l'euritmia li rappresenta tutti. Quindi abbiamo, scusate, non vedo chiaro, vedete, questa è una T per esempio. Perché adesso andiamo avanti e vediamo gli altri tasselli. Quindi questo per quanto riguarda molto sinteticamente i colori. Per quanto riguarda invece proprio i suoni primari, vocali, l'alfabeto, quindi vocali e consonanti. Ogni vocale ha le sue, non la sua, ma le sue forme e ogni consonante ha la sua, la propria forma. Quindi i vocali ne hanno 4, 5 o 3. Poi semmai quelle, anche se non c'è spazio, da ferme posso farle vedere. Anche se senza tunica, con le scarpe non adatte, insomma, tutto così, però si possono accennare. Mentre appunto le consonanti hanno una sola forma ciascuna e ognuno di loro ha delle colorazioni. Quando poi ci troviamo davanti all'articolata, alla parola articolata, al suono articolato nella parola o nel canto, le posture e le colorazioni sono varie. E dipendono da quello che dicevamo all'inizio, e dal suono in sé, e dal sentimento che lo accompagna, e tutto l'essere. Tornando alla tunica, ho dimenticato di dirvi, anzi no, non ve l'ho detto proprio. A parte il colore, le colorazioni, voi vedete che questa è una tunica. Perché il corpo fisico in euritmia sparisce. Ecco perché la tunica non si vede. E questa è, mentre nella danza, un piccolo aneddoto, venendo in taxi, il signore mi ha chiesto, signora deve proprio andare lì dove deve andare? E io ho detto sì, devo proprio andare perché sono io che parlo e se non vado non è possibile. E allora mi ha detto, ma che cosa? Era un tassista, un ragazzo che voleva sapere. I romani a volte sono molto simpatici. No? Io di nascita, allora io posso rispondere con internazionale, sono nata vicino a Napoli, a Pozzuoli, però vengo da una famiglia internazionale, quindi ho un bel macello. E questo quindi mi ha detto che cosa devi andare a fare, lui voleva proprio sapere, io ho detto guardi vado a parlare dell'euritmia, una cosa che di sicuro lei non sa cosa sia, ha voluto sapere. E così mi ha fatto mille domande su questa cosa, sul perché e sul per come. Ed era molto interessato a queste vicende. E allora ha incominciato a dire, ma se io dico A, che succede? Ma se... cioè, è stato tutto così questo piano.
Però la cosa carina è che aveva ragione. Cioè lui esprimeva dei suoni, io gli davo delle spiegazioni, tra virgolette, perché poi nel tassì, cioè non è che potessi fargli vedere una A o una O. Ma era interessato a queste, perché si rendeva conto, cioè piccola presa di coscienza, del fatto che quando esprimiamo ci sono forme invisibili, eccetera, eccetera. Ora, siamo arrivati a questo dalle vocali e dalle consonanti. Le vocali sono il nostro rapporto, il rapporto dell'uomo, cioè quello che l'uomo vive nella propria interiorità, lo dà al cosmo. Questa è la vocale. E non è un caso che, e torniamo alla primissima infanzia, perché ripeto, è sempre presente in noi, non è un caso che i bambini piccolissimi, quando incominciano ad articolare, iniziano ad articolare con le vocali. Ad articolare con i suoni vocalici. Le vocali sono i sentimenti, e la meraviglia, e lo stupore, e la paura. Dottoressa, questo dipende anche dalle lingue. E infatti ci stiamo arrivando. Un bambino tedesco? No, le vocali sono ovunque. Sì, le vocali sono sempre vocali. Le vocali sulle consonanti, ma adesso, allora, così come abbiamo detto che le vocali sono la nostra è verso il cosmo, così invece le consonanti, le consonanti hanno un movimento opposto. Accogliamo quel che da fuori ci viene e lo determiniamo con il suono consonantico. È chiaro che quello che l'osservazione del Signore è esatta, perché dipende poi dalle lingue. Le vocali sono sempre, ma le consonanti no, perché noi abbiamo consonanti diverse dall'inglese, dal francese, dal francese un po' meno, perché poi ci sono le nuove, i suoni sono più o meno, però dal tedesco sì. Ecco, e questa è una cosa da tenere presente. Dall'arabo. Infatti. Quindi è una cosa da tenere presente, perché nel momento in cui io, ipotetico io, non io, Marica, ma un ipotetico io, vado a guidare l'euritmia a, non so, a degli arabi, a delle persone di lingua dari, degli afghani, di lingua dari, non è mica semplice. Perché io devo trasformare, io sono italiana, ho la mia scala, devo penetrare quella lingua per poter poi averne delle forme, ma penetrarla, non conoscerla soltanto. Lì abbiamo un arabista presente che può capire anche lui queste cose. Penetrarla, non conoscere la lingua, è un'altra cosa. E questa differenza è da tenere presente, perché ai bambini ai bambini ancor più per il fatto che ho detto della delicatezza della pedagogica e che forma per tutta la vita, e ma anche agli adulti bisogna tenere presente questo, perché la mia struttura anche laringea è italiana e di formazione per i suoni italiani, perché se non sono di lingua madre, bambini di madre russa, per esempio russo, di madre russa, anche piccolissimi va benissimo che imparino russo, perché c'è la madre russa, quindi la formazione è anche russa, quindi vivo in Italia, italiano e russo, ma se la madre o il padre, nessuno è russo. E così perché va di moda, io voglio come l'inglese, come tutto,
voglio che il mio figlio di tre, stiamo parlando di bambini in formazione, quando il linguaggio si sta formando, eccetera, voglio che parli inglese perché fa chic e perché così gli può essere utile quando è adulto, io gli faccio un danno quando è piccolo. Figuriamoci con l'euritmia. Se io guido alla seconda della lingua francese, della lingua tedesca, perché c'è più differenza, quindi prendiamo una germanica, non una romanza, non va bene. Perché la struttura non è quella. La stessa cosa è per la tunica. Vedete, la tunica è una tunica semplicissima, con due pieghe che deve essere di seta, perché è un tessuto solare, il baco, la seta, seta vera, non seta. E perché c'è il rapporto con il sole. E per noi italiani, questo mi piacerebbe ma non lo farò, fargli una domanda ma non lo farò, perché? Ve lo dico io. La caratteristica, cioè, secondo voi c'è una differenza interiore di popolo, parlo di popolo, non di individuo, tra l'italiano e il tedesco? Sì, cioè, data dalla latitudine, dal sole, secondo me. Data mille altre cose, ma innanzitutto mi viene da pensare a quello. Data da tantissime cose. Allora, poiché l'euritmia è tutto quello che abbiamo detto, quindi anche terapeutica, eccetera, eccetera, quindi va a lavorare sull'equilibrio interiore, psico-fisico, che poi si traduce anche nel fisico, eccetera, eccetera, io devo far sì, eseguendola, di devo tenere presente quella che è la mia struttura italiana, che questa vita, io sono nata in Italia, quindi sono italiana, e ho le caratteristiche dell'italiano, del popolo, oltre alle mie personali, del popolo, che è un popolo di sentimento. C'è bisogno, lo dica io, sappiamo tutti che è un popolo di sentimento. Il popolo tedesco non è un popolo di sentimento, quindi spero di essere chiara, non è che sto dicendo che non ci sono sentimenti, io sto parlando, usiamo l'elemento il sentire e il pensare, forse è meglio così che il sentimento. Quindi questo è un popolo dove il sentire vibra, questo popolo vibra continuamente. Il popolo tedesco non vibra continuamente, è più nel pensare che nel sentire. Se sono, pensiamo tutti i filosofi, ma diciamo, possiamo qua andare dappertutto. Però scusi, ci sono i sì. Grandi multifisti, assolutamente sì, ma no, ma no, come elemento di popolo, come elemento di popolo, di spirito, lo spirito di popolo. No, di sentimento, ecco, un attimo. Ma è la musica, cioè, allora, sentire, perciò dopo ho detto sentire, che è meglio, lasciamo stare il sentire. Ora, se io vado ad eseguire l'euritmia, devo tenere presente anche queste cose, per cui la tunica, che in Germania, e non solo, ha un poncio di seta più sottile, c'è la tunica e poi c'è questo poncio di seta in colore che può essere di contrasto, che può essere, è sempre quello che abbiamo detto prima a proposito del colore, la tunica, cioè, poi dipende se è nel momento teatrale, la rappresentazione teatrale, cosa si vuol dire, insomma sono miliardi di cose, non possiamo qui, sono proprio veramente, ecco. Ma venendo alle cose essenziali, io, italiana, quando eseguo l'euritmia, non ho bisogno di far vibrare il sentire, perché il velo che vibra è il sentire, quello non deve vibrare, perché già vibra in me, mentre nel popolo tedesco, è giusto che ci sia il fluttuare,
del velo. Il blu non è mica, cioè, non c'è un solo colore, cioè, dipende dalla persona, dipende dal momento, dipende dalla rappresentazione, dipende da tutto. Quello che posso dirle è che rispetto a questa tunica che abbiamo qui presente, quindi atteniamoci a questa perché è questa che abbiamo presente, il poncio di seta su questa tunica sarebbe azzurro, che corrisponde poi alla vocale A, che non so se è andata. È andata? Sì, stanno girando. E lì infatti si vede, chissà dove sarà adesso, prima o poi arriverà. La possiamo chiamare, se chiama, mostrare. Se ti risponde. Dovrebbe essere la meraviglia. Ecco, questa qui, non vedo da qui. Vai, ecco. E là della volontà. Ecco, questo rosso e azzurro. Oh, dunque, che cos'altro possiamo dire? Tantissime cose. Fatemi vedere un attimo che cosa avevo appuntato. Del corpo umano che non si sì, perché il muscolo sì. È il muscolo, sì, invece la danza tutto viene proprio, e certo viene messo in evidenza perché è un lavoro sulla muscolatura, sul fisico, e quindi viene messo, ed è anche bene che venga, no, perché si vede proprio questa, quando la danza è ad alto livello è bello perché sono sculture in movimento, mentre qui sparisce perché non si dà spazio al corpo fisico, ma a quello che accade di sottile, e quindi il corpo non c'è, perché l'azione dell'euritmia non è sulla muscolatura. Tutte le movenze, tutte, dalle più semplici alle più complesse, non sono legate alla, cioè il muscolo noi ce lo dobbiamo dimenticare, non dobbiamo fare tensione quando ci muoviamo. Deve essere lasciato. Quel vuoto di cui si diceva all'inizio, o quasi all'inizio, proprio lì, anche di questo. Ma non è un non avvertire il corpo, perché c'è questa coscienza, questa linea retta e queste movenze, senza nessuna costrizione. E quindi la tunica aiuta anche questo. No, è come per una vestale entrare nel tempio. È diverso. Che può essere uomo o donna, non c'è nessuna differenza. Quindi la tunica è questa, è un abito che è fatto così per quello che si diceva prima, che viene coperto il corpo in modo che siano le forme a parlare e non attraverso il corpo, ma non il corpo a parlare. Se non è chiaro, ditemi. È un po' difficile e sensato. È per la prima volta. Ma io mi rendo conto che è una cosa molto complessa. Allora, vogliamo parlare delle vocali? Adesso eseguiamo l'alfabeto italiano, per la lingua italiana. Magari Marica, se poi ti puoi anche voltare così loro. E come faccio dopo? La rotazione. No, poi non la riprendo, non ho scusa. La vocale di vabbè, rotazione, qualche lettera, qualche vocale di qua. Sarà due volte. Scusa, devo togliere l'orologio.
che già c'ho un sacco di impicci. Non dovrei, però lo tolgo. Sì, sì, forse lui mi adora, il fiore non ha, perché le spalle, lei si può. Scusi, ho paura di urtare con il braccio. Non mi tiro indietro io. È tutto l'alfabeto quello che vedrete, quindi io non pronuncerò i suoni. Voi immaginate che eseguendo è come se noi eseguissimo tutte le parole italiane esistenti. Bellissimo. Vado molto intenso. C'è un cappello. Che emozione. Mi vedete? Ma non mi vedo. Sto qua. S doppia che fa? La è la X, è la Z. La Z, sembrano le spirali del DNA. Allora, adesso vi faccio vedere le vocali, in doppia fase, sai. Perché è stata richiesta le vocali e allora facciamo le vocali. Molto caldo da un la postura iniziale e finale è la della postura della devozione, che appartiene anche a lei. Dai ritmista. Sì, c'è una differenza tra queste vocali come le abbiamo sperimentate noi a Giovanna e quello che sta facendo lei. Mi dica, No, questo respiro, no? Sì. Lei, ho visto che tra una vocale e l'altra ha messo un respiro. Sì. Ok, per quello che volevo chiedere. Sì. L'occhio attento. una cosa mi ero appuntata, che può essere, adesso se permettete, dopo questo caldo io ne lo appunto, però ecco. Allora, abbiamo detto delle vocali, abbiamo detto le consonanti, il rapporto
delle vocali e delle consonanti con il cosmo. Le vocali, che sono ritenute le musicanti, i suoni musicanti, appartengono nel senso che sono in diretta rispondenza con Saturno. Le labiali e le gutturali, ovvero P, B, F, io non metto la vocale perché la consonante deve avere il suono solo, C, G, C, sono in rapporto con il sole. Le dentali e le liquide, ovvero T, D, Z, L, M, N, sono in rapporto con la luna. Le sibilanti e le rotanti, ovvero S, H, che sarebbe l'H, e R, V, sono in rapporto con la terra. Ora, questa successione, Saturno, Sole, Luna e Terra, sono i processi della creazione. Prima che la Terra fosse così come noi la viviamo, ci sono state, questo lo dicono anche gli scienziati, qui in sala so che ce n'è uno, e lo dicono anche gli scienziati, ci sono stati dei processi di formazione del pianeta. Secondo determinati studi, questi processi di formazione sono proprio Sole, Saturno, scusate, Sole, Luna, Terra. Quindi nelle consonanti e nelle vocali, che appartengono a Saturno, quindi le più antiche. Puoi ripetere le consonanti? Saturno? Allora, Saturno, le vocali. Vuoi scrivere? Allora, dobbiamo ripetere tutto. Allora, le vocali sono si chiamano musicanti. Scriva però, se io ripeto. No, siccome, visto che la conferenza è registrata e poi si può riascoltare, magari allora andiamo avanti e poi lei se le... Okay. Anche qui. Quindi vado avanti? Sì. Dunque, un'altra cosa volevo dire. Ah, sì, questo volevo dire, che questa successione noi la ritroviamo e torniamo sempre all'inizio della nostra vita, la ritroviamo nel bambino, nei sogni del bambino. La successione è questa. Fateci caso, io non vi chiedo altro, fateci caso. Le si chiamano proprio vocalizzi. I primi si chiamano vocalizzi. E poi dopo i suoni. Teniamo presente che il bambino vive nell'imitazione di tutto, eccetera, eccetera, in una spugna, tutto tenuto presente, però come suono a sé è lo stesso processo. Quindi che cosa fa l'essere umano quando viene sulla Terra? Ripercorre la creazione. L'euritmia riprende la creazione. Allora, gli elementi. Accanto a questo poi, le consonanti, non le vocali, ma le consonanti, hanno anche il rapporto con gli elementi acquaria, terra, fuoco, per intenderci. Allora, S, questo pure, poi chi lo vuole se lo va a vedere registrato, S, Z, F, V, Sh, G, G, sono i suoni del fuoco. La rotante, la R, ma solo la R, quindi in questo caso non la V, ma la R, e si intuisce anche dell'aria. La liquida L, e dell'acqua, ed è, mi sembra anche ovvio, e poi c'è M, M, T, D, P, Q, che sono i suoni della terra.
Ecco, questo per darvi un'idea del rapporto cosmico di quest'arte, perché poi tutto viene, tutto questo viene riprodotto, più che riprodotto, rappresentato, ho sbagliato, non riprodotto, rappresentato con le euritmie. Quindi io non so che ora si sia fatta, che ora si è fatta? Quasi le 8. E quindi devo, perché le persone devono andare, quindi dobbiamo chiudere. Ora io non abbiamo so. Abbiamo iniziato anche un po' dopo, con un quarto d'ora di ritardo, sì. Possiamo recuperare. Questa non so se vi ho dato anche una semplice idea, se sono riuscita a darvi anche soltanto un piccolo respiro, veramente un frammento di respiro su quest'arte che è molto complessa, ma è anche semplice. Cioè, è un'arte veramente particolare, tutto quello che abbiamo detto fino ad ora, ci sarebbe ancora da dire tantissimo, mi dispiace, però è così. Ci sono le leggi, vanno rispettate sempre. Spero. Io spero. Anche noi, grazie. Brava. Chiudiamo, allora chiudiamo però con dei mantra, E se poi vuoi brevemente ripetere come nasce l'euritmia per chi è arrivato con qualche minuto di ritardo quando ha fatto quel piccolo cappello. Guarda, era la domanda che stavo per fare, cioè quello che chiederebbe una bambina di 5 anni, ma come ti è venuto in testa stare? Non mi è venuto in testa. L'ha sentita la... No. Allora, avevamo detto qui, è antichissima l'euritmia. È antichissima, perché il gesto, nel momento in cui l'uomo, non esistevano le lingue, erano linguaggio, quindi non c'erano lingue codificate, non c'era niente. Prima di parlare forse ha cominciato a volare. Ha incominciato a muoversi. E qui è riprodotto, se noi andiamo a vedere graffiti, cose grandiose, meravigliose, spettacolari, arte, al massimo livello, noi conoscendo poi determinate cose sono proprio l'euritmia nelle varie grotte, è proprio l'euritmia, è l'origine, quindi è lì che è l'origine. Poi comincia a farla diventare danza sacra, ma è così che nasce, l'uomo si muove, parla, si esprime, si muove. Io prima le dicevo. Ma noi non siamo l'uomo antico. Mi vengono in mente le danze degli aborigeni. Ma non sono. Allora. Però sono fortemente istintive, esatto. Comunque sono guidate dall'interiorità, dal sentimento, dal ritmo, da quello che... e anche da una tradizione. Però nel momento in cui, assolutamente sì, ma nel momento in cui noi parliamo di euritmia, dobbiamo parlare, innanzitutto dobbiamo tenere presente una cosa che ho detto all'inizio, l'uomo è stato sempre in trasformazione, però se noi vogliamo capire determinate cose dobbiamo tuffarci dentro di noi e cercare di intuire, se ci riesce, non è detto che ci riesca, cosa potesse essere all'inizio. Anche perché prima o poi tutti quanti ne immaginiamo, insomma, quindi cosa potesse essere all'inizio. Per cui è antichissima in questo senso, era la danza, successivamente la danza sacra nei vari paesi, ho detto anche che tuttora in alcune, ed è diverso da quello che dice lei, in alcune danze tradizionali, in alcuni momenti della danza tradizionale indiana sono movimenti euritmici e dove c'è una coscienza, però lì non possiamo aprire questo parentesi perché entriamo veramente, ecco. Ma era la danza sacra al tempio delle Vestali, al tempio di Apollo. Steiner ha preso questo, l'ha elaborato per l'uomo cosciente. C'entra la danza delle gru anche. C'entrano tutti i movimenti, però è la coscienza che bisogna tenere al centro.
è un elemento, senza questo elemento non c'è euritmia. Guardi, le dico una cosa, le dico anche un'altra cosa, l'ho già detta prima ma la ripeto, spero in altra forma, non mi ricordo come l'ho detta. Se non c'è coscienza nell'euritmista, che sia guida, che sia secondo, non importa, se non c'è coscienza, l'euritmia non si fa, non si eserce, non è. E vi dico questo, molto spesso, perché questa è la ripetizione, mi sono trovata davanti a bravi euritmisti, bravissimi euritmisti, che erano dei bravissimi esecutori. Esecutori, bravi esecutori. Perché probabilmente non è sentita profondamente. Però scusa, se non facciamo perdere il filo al relatore, facciamo finire. No, sta facendo il discorso storico. Un attimo. Poi allora, dopo. Riprendiamo il discorso storico. Nel 1912 Steiner riprende a lavorare questa, cioè elabora, inizia a elaborare questa, nel 14 affida questa elaborazione a Marie von Sievers, Marie Steiner von Sievers, e lei poi la elabora ulteriormente ed è così giunta. Poi ci sono stati degli esseri illuminati, in questo senso, si sono accorti delle differenze delle lingue, dei popoli, eccetera, eccetera, quindi sono queste variazioni. Ecco, questo è il processo storico. Mantra. Allora, questo è il mantra del saluto. Il saluto. Sì. Perché non c'è niente, perché sta per gesto buono. Sì, sì, sì. Sì. Dall'alto del cosmo risuona, celata nel cuore dell'uomo la cosmica parola. Accolta nell'aura del capo divenga le membra armonia, da spiriti eccelsi fluente. Sia ferma, la forza vivente che accende negli arti la fiamma, che amore ritorna nell'alto. Questo è il mantra del saluto. E si usa rappresentarlo non soltanto come saluto, ma anche all'inizio delle rappresentazioni, insomma, come saluto, come saluto. E poi vi voglio far sentire il mattutino, il mantra del mattutino. E anche questo, perché ci sono i mantra, ci sono i vari momenti della giornata, mattino, pomeriggio, sera, notte, e ognuno ha la propria figurazione, che non avremmo mai potuto fare qui perché è troppo stretto, e ognuno ha il proprio mantra. Io vi faccio sentire il mattutino. E anche questo, dicevo, si usa come inizio di tutto. Contempla, seguite le immagini, perché è questo che è importante. Contempla, nel ruotare degli eteri cosmici, lo splendore del sole luce al mattino. Meraviglia accende il pensare. Amore arde il sentire. Venerazione alla terra muove il volere. Accogli uomo dalla vastità dello spazio, la vita del cosmo.